Ciao, sono Alice, sono un'artista e un'artigiana siciliana. Ho studiato nella bottega di un grande pittore di Carretti, il maestro Domenico Di Mauro, e in seguito ho attinto a questo grande bagaglio iconografico e tradizionale per trasmettere una Sicilia inedita e contemporanea. Oggi con voi vorrei realizzare un oggetto per portare un po' di Sicilia nelle vostre case, un sottobicchiere. È un oggetto molto facile da realizzare con materiali che abbiamo a casa. Vi racconterò i passaggi uno alla volta. Cominciamo col tracciare su un cartoncino un cerchio del diametro di circa 10 cm. Una volta che è ritagliato, con un pennello piatto e la tempera gialla, date un fondo omogeneo al vostro cartoncino. Una volta che la base è completamente asciutta e omogenea, possiamo tracciare il nostro disegno a matita. Consiste nel tracciare una croce, un'altra croce sfalsata di 45 gradi e al centro del nostro cartoncino tracciamo con una medaglietta di circa 4 cm di diametro il cerchio centrale che verrà risparmiato dal colore. Una volta che la nostra traccia a matita è stata segnata, possiamo passare ai colori. Io utilizzerò delle tempere e dei pennelli, quindi cominciamo a riempire questi triangolini con il rosso. Il segreto della vivacità dei colori siciliani sta proprio nell'alternanza tra i colori primari. Una volta che abbiamo realizzato la nostra stella rossa, andremo a disegnare i triangolini verdi e blu. Adesso il nostro decoro è finito, possiamo inserire al centro ciò che più ci piace, un cuore o un iniziale. Ora sei pronto per il dopopasto. Rendilo ancora più siciliano, con un amaro davvero siciliano.